specialmente quella di domenica, è una partita secca. Abbiamo visto che comunque di vantaggi di regolamento piuttosto che non ce ne sono. E quindi niente, è una partita che sarà molto difficile. C'è una bella signora che non vede l'ora e niente, una bella signora non vede l'ora che domenica sera tutti i suoi ammiratori, i suoi amanti vengano a darci la mano, anche se uno è più giovane di battaglia, ne ha fatte tante e devo dire che ha fatto venire tre generazioni allo stadio e praticamente niente, c'è bisogno insomma di tutto l'appoggio della nostra gente perché non sarà una partita facile, abbiamo visto là che ambiente abbiamo trovato. Voi sicuramente non dico che siete di parte, ma siete abbastanza neutrali, anche se siete di Vercelli, però la partita l'avete vista, avete visto cosa è stato scritto e sembra che quindi sappiamo cosa ci può aspettare domenica. Noi anzi, non guardiamo mai gli altri, ma guardiamo in casa nostra e penso che forse il risultato ci sta un po' anche stretto quello che è stato. Quindi niente, noi domenica sappiamo che partiamo dallo 0-0. Come sempre ci aspetterà una partita difficile, abbiamo bisogno di tutto il nostro pubblico, noi sappiamo che ci siamo, siamo consapevoli che ce la possiamo fare, di fare una grande prestazione per poter poi arrivare a giocarci qualcosa di importante più avanti. Ripeto, qualsiasi squadra ci troveremo di fronte, sicuramente quando si arriva alle partite finali ci sono tante componenti, quindi non che di tranquillità ce n'è poca, perché di tranquillità e consapevolezza dei propri mezzi ce n'è, però c'è poi sempre il fattore di imprevedibilità di altre situazioni che comunque può succedere di tutto, quindi noi da oggi abbiamo già dimenticato quello che è stato, ma non la partita di domenica, quello che è stato in tutto e durante il campionato, ci teniamo solo le cose che ci dobbiamo tenere, quindi la nostra solidità, le nostre prestazioni che abbiamo fatto. E lavorando per ripetere le prestazioni di tutto l'anno, in particolar modo le ultime, per avere chiaramente più possibilità domenica per far bene. No, perché poi comunque 15 giorni prima dell'Alto Adige noi avevamo giocato contro la favorita di inizio anno e avevamo dominato la partita con la Cremonese, seppur vinta solo 1-0, però senza aver subito un tiro in porta e penso una grande partita contro, diciamo, la squadra potenzialmente come elementi a detta di tutti favorita. Nell'intermezzo c'era stata la partita di Pavia che sicuramente sotto il profilo del gioco non era stata, ma c'erano anche situazioni comunque di un campo disastroso, non dimentichiamocelo, e comunque una partita un po' stregata da un rigore netto non dato, una traversa clamorosa e 19 calci d'angolo. Quindi direi è chiaro che forse sotto il profilo dei numeri invece dopo, rispetto alle altre partite dell'anno, abbiamo vinto delle partite anche con magari più gol di scarto, però devo dire che anche in precedenza, insomma, le prestazioni, se andiamo a guardare, erano state importanti. Poi a volte non sono venute sempre delle vittorie, però a volte sfumate anche veramente per episodi e poi in particolar modo magari in quel mesetto che abbiamo avuto un po'. Diciamo, non di risultati, perché comunque abbiamo fatto qualche pareggio di troppo di fila, però la condizione di elementi che avevamo in squadra, che giocavano e che erano fuori erano tanti, quindi effettivamente qualche cosa lì ci era mancato dal punto di vista fisico. Poi direi che comunque tutto l'anno è da premiare, poi come sappiamo e abbiamo sempre saputo la dimostrazione come ci siamo arrivati, e che comunque quello che è stato non porta a niente, ci ha permesso. Cioè, non porta niente per quello che sarà il futuro, però ci ha permesso di arrivare qua con una certa, con delle credenziali e la consapevolezza, insomma, che noi ci siamo, senza pensare chiaramente agli avversari che dobbiamo incontrare, perché abbiamo sempre avuto rispetto sia dell'ultima che della favorita, e quindi con rispetto di tutti, paura di nessuno, e domenica ci apprestiamo a fare, diciamo, la partita della vita, che è quella che poi ci permetterà con una grande prestazione di arrivare alla finale.